Temevo la morte sin da bambino. Pensavo che se Dio ci fosse, mi avrebbe aspettato... La prima guerra mondiale del Novecento, il faticoso dopoguerra, la meravigliosa figura di un santo che il grande pubblico imparerà a conoscere ed apprezzare. Si intitola On My Shoulders, sulle mie spalle, l'ultimo film diretto dal padovano Antonello Belluco, opera presentata in anteprima in una multisala del centro della città euganea, che avrebbe dovuto uscire nei cinema diversi mesi prima, alla vigilia della festa del 12 maggio, dedicata ad un piccolo frate cappuccino, originario dell'area delle Bocche di Cattaro in Montenegro, il cui nome era Leopoldo Mandic. Antonello Belluco. Già in Italia le sale non erano granché piene, adesso un film che sulle sue spalle ha anche il peso di provare a riportare le persone al cinema. Ma il tentativo è stato, diciamo, portato più avanti perché doveva uscire in Sudafrica il 26 marzo, uscire i primi di aprile in Italia, il Covid ha bloccato tutto e secondo me, come ho avuto il coraggio di affrontare un film difficilissimo, devo avere anche il coraggio di farlo partire. Capisco se prima avevo 600 sale dell'ACEC, del circuito cattolico italiano, che erano pronte a mandarlo fuori perché mi era stato chiesto, adesso mi ritrovo ad aspettare a spizziche e bocconi queste nuove aperture, però sai, se uno non parte, come non sarei nemmeno mai partito per fare questo film se non avessi avuto il coraggio di farlo, così devo avere anche il coraggio di iniziare a farlo partire. L'opera, recitata in inglese, racconta la storia di due famiglie padovane che arriva ad incrociarsi, drammaticamente e felicemente, proprio con la figura di padre Leopoldo, oggi San Leopoldo Mandic. Belluco, che nel 2006 aveva girato Antonio, guerriero di Dio, ha così dedicato le sue ultime fatiche ai due santi della città in cui è nato e vissuto, inclusiva ante litteram, visto che sia Sant'Antonio che San Leopoldo erano due persone di origine straniera. Quello che Belluco vuole trasmetterci con il film è l'attualità di situazioni piccole, meschine, estremamente umane, nascoste nelle vite di tutte le famiglie. Ad emergere però è la statura di questo piccolo frate, raccontata attraverso la testimonianza di chi lo ha conosciuto e la cui straordinaria forza spirituale è stata capace di comunicare il senso della certezza di Dio a chi ha visto la propria esistenza dilaniata dal dubbio e dai tormenti dell'animo e dello spirito. Il film è anche idealmente una dedica a Taryn Power, sorella della più famosa Romina Power, figlia dei leggendari Tyrone Power e Linda Christian, distrutta dalla leucemia e spentasi a 66 anni nel giugno scorso, poco dopo aver terminato di recitare proprio in On My Shoulders. San Leopoldo si è caricato sulle spalle anche questo straziante dolore, lui che è stato eletto patrono dei malati di tumore.